sono giunti da tutte le parti d'Italia, pronti ad assaltare i cancelli di Lucca Comics and Games, già dalle 9 di mattina, per non perdersi nemmeno un minuto del prezioso tempo da passare assieme ai personaggi della loro fantasia. Nelle strade di Lucca si potranno vedere passeggiare per mano Torakiki e Spank, o la legione di cloni di Guerra Stellare, Zoro e Rubber di One Piece, o Goku Super Saiyan. Per 4 giorni sarà possibile essere chi si vuole. Un travestimento che non ha età, dai più piccoli agli adolescenti, ai gruppi numerosi ai meno giovani, tutti accomunati dalla stessa passione. Ma che vengano da Torino, Milano, Firenze, Bergamo, Roma o dalla Sicilia, il parere è universalmente condiviso. Sono appena arrivato, quindi, però mi sembra fantastico. È splendido, è bellissimo. Avere un momento di dove si può dimenticare la realtà. Fantastico, davvero. È la prima volta che ci vengo, quindi non lo so. Geniale. Matto! Ritornare bambini. Penso sia un evento molto, molto bello, che riunisce gente di tutta Italia, quindi con una sola parola non si può descrivere. Ma boh, tipo allegro. Bello. Fantastico. Fantastico. Vabbè. Beh, è una grande festa dove ci si può divertire, una festa piacevole, devo dire. È emozionante. Lucca Comics. No, magico, non bastano solo parole. Si chiusa nelle case.